Ciao a tutti ragazzi, saluta Nerazzurro, bentornati nel canale. Sono allo stadium, come cazzo si chiama il loro stadio. Allora, facciamo delle considerazioni, dalle considerazioni serie alle considerazioni che sono a caldo. Voglio dividervele già così. Allora, in primis, subito, Spalletti, se stavamo giocando bene, e stavamo giocando bene, mi puoi spiegare che cambio hai fatto togliendo Politano e mettendomi dentro Borja Valero? Mi spieghi come fa l'Inter, una squadra che negli ultimi 3 anni ha giocato impostando il proprio gioco sulle ali, a non trovarsi senza ali, perché alla fine Perisic ci si è centrato con Icardi. Mi spiegate allora come cazzo fa l'Inter a giocare così? A parte questo, andiamo avanti. Secondo me, nel momento in cui l'Inter comunque sta giocando bene, tu mi vai a togliere uno come Politano, che motivazione, e ti vai a coprire, che motivazione mi vai a dare all'Inter? Che motivazione dai ai giocatori dell'Inter? A chi è in campo tu fai vedere che se l'Inter sta giocando bene, in questo momento non va bene. Uguale, il cazzo, prendi e ti devi coprire. Perché ti devi coprire? Perché ti devi coprire? Tu spiegami perché ti stai andando a coprire al 60esimo se stai giocando bene. Questa è la cosa che mi fa girare il cazzo, perché l'Inter stava giocando bene. A Spalletti sto recriminando questo, non recrimino altro. Perché poi nel momento in cui abbiamo preso il gol, che era evidente che prendessimo in quel momento gol, cioè era scontato, era palese, cosa fai? Allora capisci il tuo errore e inizi a inserire Keita e Lautaro in 5 minuti. Nessuno ti ha chiesto di venire a Torino a vincere. Il problema è che a Torino stavi giocando bene. Il problema è che a Torino non è colpa tua se quelli sbagliano determinati gol. Lautaro se ne è mangiati due. Gagliardini è incommentabile, sia la prestazione che come cazzo ha fatto a mangiarsi quel gol. Nessuno ti ha chiesto di venire a Torino a vincere, però con quel cambio là e quei 10 minuti, 15, in cui tu non sei in grado di leggere la partita, hai scoglionato e scazzato tutta la partita. Hai scazzato tutta la partita. E il risultato dice 1-0. Il risultato dice che negli ultimi 10 minuti con recupero la Juventus era in 11 in difesa e noi giocavamo con Borja Valero. Noi giocavamo con la gente che ci trovavamo in campo. Noi abbiamo perso contro una squadra che ha 2 squadre da 300 milioni in totale. Gira il cazzo, le occasioni le abbiamo avute. Queste sono partite dove hai 2 o 3 occasioni a partita. Se non segni, dove cazzo vuoi andare? E io non capisco anche i calci d'angolo. Dobbiamo imparare a mettere bene la palla in mezzo. Non sappiamo mettere la palla in mezzo. Incazzatura è tanta, staremo a vedere. Io non lo so, ho troppo il cazzo girato, ma non perché abbiamo perso, ma perché è stata sciupata una partita che non vi dico che si poteva vincere, ma che il pareggio era scontato. Era giusto. Fate un po' voi le vostre considerazioni. Pollice in su, iscrivetevi al canale. Mi ha già nel dolore all'intro giù.